Signor Jacobacci, buonasera. Buonasera. Nell'ultima puntata, nell'ultimo filmato sulla Casa d'Italia, ci hai fatto rivivere come la comunità italiana, con entusiasmo, con passione, con fervore, a volte anche con alcuni sacrifici, si sono mobilizzati per ottenere e costruire la Casa d'Italia. Si capisce? Sotto, diciamo, il direttivo di persone importanti, i consoli, e di persone, uomini d'affare della comunità di Montreal. Stasera arriviamo a un periodo molto importante, tra gli anni 40-47. Ci vorreste parlare anzitutto del ruolo che la casa ha avuto in questi anni, nei primi anni, presso la comunità, e poi della crisi politica che ha causato molte difficoltà ai nostri italiani. Certo, ma partiamo sempre da punti positivi. Dall'inizio dell'apertura della Casa d'Italia, il primo novembre del 36, è ovvio che la comunità italiana si ritrovava in un modo euforico, perché aveva un posto dove riunirsi, ma riunirsi per tantissimi motivi. C'era un luogo dove uno si sposava, le associazioni paesane facevano le loro attività, le loro riunioni, ma molto più importante, ospitava le grandi associazioni di mutuo soccorso, perché in quei tempi gli migranti non avevano tutte le facilità e l'accessibilità ai vari bisogni, alle assicurazioni, eccetera, eccetera. Dunque queste società di mutuo soccorso, una delle più grandi, la società Casa Calandese del mutuo soccorso, Ripa Bottoni, furono di una grande utilità, necessarie, sì, per, sì, gli emigrati. Cioè, furono un po' un'assicurazione, permettevano agli emigranti a volte anche di prendere dei rischi, di avere quel pensiero che c'era qualcuno che potrebbe così curarsi della famiglia, dei figli, in caso di un incidente, in caso di una partenza, e dunque c'era questa impressione che gli italiani avevano ritrovato un punto d'appoggio che molto rapidamente si trasformò anche in un punto dove fare cultura, al di là dell'incentivo delle autorità consolari di fare in modo che ci fossero dei corsi di italiano e di lingua, ma anche i veglioni, i teatri. Infatti troviamo delle lettere, abbiamo negli archivi delle lettere dove gli italiani si rivolgevano a delle ditte specializzate americane, canadesi, per poter far venire dei film, dei filmati interessanti, o dei filmati italiani, appunto, per così, per la comunità tutta intera. Ma non bisogna nemmeno dimenticare che c'erano altri gruppi. Se ci rimettiamo negli anni 30, la metà degli anni 30-40, gli italiani non vivevano necessariamente tutti in un ghetto. C'erano gli uomini d'affari che avevano così, per dire alla paesana, assaggiato al modo che i francofoni, gli anglofoni, gli scozzesi avevano i loro club privati. Ah, sì? Di uomini d'affari, e dunque anche loro sognavano a questo accesso, a questo modo di distinguersi tra i cittadini comuni. Dico un po', gli uomini d'affari in quel momento, tra gli anni 40-47, diciamo, avevano
un influsso, un'influenza importante sulla comunità? Ma io direi, direi piuttosto un po' prima, direi piuttosto tra il 36 e il 40, perché il 40 è una data così lapidare, importante, che cambia un po' la percezione degli italiani, ma non degli italiani, di se stessi, cioè di come si vedevano, come si percepivano. Però negli anni, nella fine degli anni 30, infatti, dovuto all'impossibilità di alcuno di accedere a questi club privati anglofoni, scozzesi, francofoni, irlandesi, ebraici, eccetera, hanno iniziato questa nozione del club, del casa club, cioè di avere uno standing, una tessera, che era una tessera un po' più, diciamo, elevata e prestigiosa delle tessere che pagavano la gente comune di 25-50 soldi per frequentare e utilizzare non soltanto gli spazi, ma anche per andare a mangiare. Le attività dei club. Ecco. E poi arrivò la guerra. Puoi parlarci di questo periodo un po' triste per gli italiani? Ma diciamo che la guerra qui non arrivò, arrivò in un altro modo. Fino agli anni 40 c'era così, gli italiani erano visti con un modo molto positivo, perché c'era questa alleanza non soltanto tra il Vaticano e lo Stato fascista, ma anche della comunalità, del lato latino con l'Europa, con i franco-quebechesi. Non appena annunciarono la guerra e che il Canada pronunciò la decisione di andare in guerra, infatti ci fu un rastrellamento enorme, dove migliaia, in pochi giorni, migliaia di italiani furono arrestati. Molti di loro furono arrestati per pochi giorni e rilasciati. E un gruppo che si cifra verso i 700 ai 1000 furono inviati e furono internati in dei campi militari e nell'Ontario, a Petawawa e a Gagetown. Io suggerirei, signor Iacobacci, che questo soggetto molto delicato e molto importante per gli italiani, tu lo trattassi un po' più a fondo in una prossima puntata. Sì, possiamo chiudere dicendo che questo periodo, dal 10 al 12 giugno del 40, non soltanto furono arrestati tantissimi italiani, e a Montreal utilizzarono la lista dei soci della Casa d'Italia, ma la struttura stessa venne sequestrata dalle giubbe rosse. E dal 40 al 46 la Casa d'Italia fu utilizzata dai militari come la sede principale dell'esercito canadese. Io la ringrazio e alla prossima puntata. Ti ringrazio.